Buonasera dal telegiornale di TSD. Questa mattina davanti all'ospedale di Santa Maria della Gruccia si è tenuto un flash mob organizzato dal sindacato autonomo degli infermieri NURSID, più di 100 i partecipanti. Al centro della protesta, ancora una volta, la carenza di personale già messa in evidenza più volte dal sindacato degli infermieri. È stato ricordato che sostituire pensionamenti e garantire i servizi minimi rappresenta un atto dovuto per un'azienda che si occupa di servizi sanitari. Sabato Enrico Giovannini interviene nella Basilica di San Francesco ad Arezzo a partire dalle 17:30 per parlare dell'enciclica Laudato Si' e di sviluppo sostenibile. Vediamo il servizio. All'indomani del sinodo, la diocesi raccoglie la grande istanza che è venuta, quella di impegnarsi nel sociale per creare sempre più il significato di cittadinanza attiva. Questo ciclo di incontri, questo ciclo legato alla formazione, perché ciò avvenga, si inaugura sabato con una presenza eccellente, quella del professor Enrico Giovannini. Il Papa, l'enciclica più diffusa del suo pontificato, i temi della nostra tradizione francescana si intrecciano insieme. Andiamo in San Domenico sabato 14 alle 5 e mezzo ad avviare un dibattito che io spero arrivi in tutti i settori del nostro territorio e della nostra cultura aretina. Non è una manifestazione di parte, è quell'invito degli angeli agli uomini di buona volontà che noi ripetiamo alle soglie del Natale. Di fronte a un tentativo di ridurre la natività di Gesù Cristo ad un evento commerciale, la Chiesa aretina chiama nella Basilica di San Francesco, la più antica e quella centrale di tutta la nostra città, a ragionare di sviluppo sostenibile, di lavoro, di futuro, di creato, di conservazione dei doni di Dio. Il Movimento Cristiano Lavoratori non manca mai agli appuntamenti che riguardano l'uomo, ed è evidente questo. Non solo il lavoro, l'ambiente. L'ambiente come grande cornice per ciascuno di noi. Sono temi particolarmente cari al nostro movimento perché riguardano soprattutto la vita della persona, dell'uomo, le loro famiglie, le loro abitudini, gli aspetti sociali, le differenze sociali. Tutto deriva poi fondamentalmente da questo, dalla gestione del creato, di quello che ci è stato affidato. È sotto gli occhi di tutti quello che sta succedendo, lo vediamo continuamente nei media. Cosa può fare ciascuno di noi? Questo è il punto. Innanzitutto cominciare a informarsi. Informarsi, questo ciclo di conferenze ce ne dà a tutti l'occasione, capire effettivamente quanto dipende dall'uomo, quanto dipende dal ciclo naturale delle cose, che cosa bisogna fare. In questo ci aiuterà sicuramente il professor Giovannini perché ci spiegherà poi che cosa fanno gli stati in pratica, che sono quelli i veri fautori di questo fatto, con l'agenda 2030. Appuntamento dunque nella Basilica di San Francesco sabato 14 dicembre alle 17:30. Noi intanto proseguiamo il nostro percorso alla scoperta degli obiettivi dell'Agenda 2030 con altri tre nuovi obiettivi dei 17 in totale. Vediamo. Thank you.
Una tradizione seguitissima da tanti appassionati, espositori e volontari è quella dei presepi, che saranno protagonisti anche nel paese di Laterina, in Valdarno. Consensi e tante presenze fanno di questa manifestazione di uno dei marchi natalizi appunto di tutto il Valdarno aretino. Disseminati tra le vie del centro storico, i numerosi lavori presepiali arricchiscono il paese con una vera e propria mostra, dove è possibile ammirare le diverse creazioni dalle forme e dalle dimensioni più disparate. Non solo presepi, ma anche tante attrazioni dal villaggio di Babbo Natale, stand gastronomici e associazioni di volontariato porteranno la gioia e l'allegria insieme a riflessioni tipiche del Natale per tutto il paese di Laterina. Continua dunque questo nostro tour per presentare fino alla vigilia di Natale presepi particolari, speciali, che riflettono l'anima di un territorio. Oggi andiamo a Corciano, nella vicina Umbria, dove i vicoli stretti, le piazzette e i giardini sono lo scenario di un presepe che anima il centro storico da più di 20 anni. Allora, vediamolo insieme.
sorpresa nella giornata di ieri, il Pontefice ha visitato la mostra 100 presepi in Vaticano, allestita non lontano da Via della Conciliazione. L'omaggio di Papa Francesco è all'insegna della sorpresa, ma è anche un modo per sottolineare, come ribadito nella lettera apostolica Admirabile Signum, l'importanza proprio di quel segno che da 2000 anni parla al mondo. Giunto ieri pomeriggio intorno alle 16:10 nella sala Pio X in via dell'ospedale, il Pontefice, accompagnato da Monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, ha ammirato gli oltre 130 presepi che provengono da circa 30 paesi del mondo, tra lo stupore e la gioia dei maestri presepisti. Allora vediamo insieme come è andata. Il Cortona Mix Festival non esiste più, visto che proprio in questi giorni si è sciolto ufficialmente il comitato che dal 2012 lo ha guidato e accompagnato nel suo processo di crescita, conclusosi la scorsa estate. A darne comunicazione l'amministrazione comunale cortonese, che sottolinea come questa decisione, ufficializzata in queste ore, è apparsa ineluttabile, tanto che la giunta di Luciano Meoni ha commentato questo scioglimento sottolineando come l'obiettivo dell'amministrazione comunale di Cortona è quello di creare un programma di iniziative culturali e di spettacolo con caratteristiche nuove rispetto appunto al Cortona Mix Festival. Pur riconoscendo l'utilità di alcune manifestazioni letterarie, abbiamo deciso di voltare pagina rispetto al passato, offrendo una proposta culturale di natura diversa, così appunto il sindaco di Cortona, Luciano Meoni. E adesso eccoci all'appuntamento quotidiano con la lettura, realizzato in collaborazione con le figlie di San Paolo di Arezzo. Vediamo. Il libro che presentiamo oggi ha per titolo Le domande di Gesù, di Ludwig Monti. Ludwig Monti è un monaco di Bose e anche biblista. Gesù amava porre domande, molto più che dare risposte, e partendo da questo presupposto, qualche anno fa proprio questo biblista Ludwig Monti ha incominciato a interessarsi alle domande di Gesù e ne ha stilato un elenco abbastanza lungo. Ci ricordiamo ad esempio nel Vangelo di Marco quali sono alcune domande di Gesù. Che cosa è più facile, che un cammello passi per la cruna di un ago? Poi digiunare sì o no? Qual è il tuo nome? Chi mi ha toccato? Oppure dal Vangelo di Luca, perché mi cercavate? E a chi mi faccio prossimo? Il figlio dell'uomo troverà la fede sulla terra? E nel Vangelo secondo Matteo altre domande. Perché vi preoccupate? Che cosa siete andati a vedere nel deserto? E nel Vangelo di Giovanni, chi cercate? Che cosa cercate? O ancora, come sta scritto del figlio dell'uomo? Insomma, tantissime domande. E questo libro vuole proprio rispondere alle domande che Gesù ha posto. Un volume quindi per conoscere, approfondire e meditare tutte le domande che ha posto Gesù nei Vangeli. E queste domande infatti saranno compagne preziosissime che ci procureranno un tesoro incalcolabile a cui attingere sempre. Il libro, ripeto, di Ludwig Monti, Le domande di Gesù, con la prefazione di Enzo Bianchi. Edizioni San Paolo.
La sala operativa unificata della Regione Toscana ha emesso un codice giallo per neve su tutte le zone a ridosso dell'Appennino dalle 3 alle 15 di giovedì 12 dicembre. Il codice giallo riguarda anche il ghiaccio che potrà formarsi dopo le nevicate ed è attivo dalle 20 di domani alla mezzanotte. Le nevicate saranno possibili in seguito a una perturbazione in transito dalla Toscana associate ad aria fredda che recherà piogge sparse e nevicate a bassa quota sulle province centro-settentrionali della Toscana. Nella provincia di Arezzo le zone più colpite saranno Casentino e Valtiberina. Ed eccoci adesso al focus di questa sera. Come abbiamo già detto in apertura, sabato il portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile Enrico Giovannini interverrà nella Basilica di San Francesco ad Arezzo a partire dalle 17:30. Tema dell'incontro è la Laudato Si, il tema dello sviluppo sostenibile. Vediamo insieme allora un estratto di un suo intervento tenuto nell'Episcopio di Arezzo un paio di anni fa, intervento che poi la nostra emittente riproporrà in forma integrale questa sera a partire dalle 21:20. Allora è tutto, buona visione, arrivederci. Una lunghissima amicizia, 45 anni, mi lega al Vescovo Riccardo e quindi quando mi ha invitato a parlare questa sera sono stato particolarmente lieto, ma anche per condividere con voi una serie di riflessioni che, come è stato detto, derivano da una grande iniziativa internazionale. Tutti i paesi del mondo hanno sottoscritto a settembre del 2015 un piano per salvare il mondo, se volete. Perché? Perché siamo su un percorso di sviluppo insostenibile, ma non solo sul piano ambientale, anche su quello sociale, economico e addirittura istituzionale. La buona notizia è che c'è un modo di vedere al futuro che forse potrebbe essere di aiuto per un territorio come questo, ma in realtà per tutti i territori, che si domanda appunto dove andare. Tutte le previsioni ci dicono che se anche l'economia dei paesi sviluppati crescerà nei prossimi anni, siamo tornati a un tasso di crescita del PIL positivo, questa crescita sarà molto bassa. Sarà bene che va del 2% all'anno, in media, nei prossimi 10-15 anni. E perché questo? Perché sta avvenendo quello che si chiama stagnazione secolare, cioè l'invecchiamento della popolazione, i cambiamenti tecnologici e così via, fanno sì che la spinta alla crescita misurata dal prodotto interno lordo non sarà più capace di trainare in alto tutte le barche, come si dice, come ha fatto invece nel passato. Ci dice l'OCSE che in realtà questa crescita sarà anche caratterizzata da un aumento delle disuguaglianze. Perché? Perché le imprese dei paesi sviluppati cercheranno di abbassare i salari per essere più competitivi nei confronti delle imprese dei paesi emergenti e questo aumenterà la forbice tra i ricchi e i poveri, bloccando a sua volta la crescita economica. Su questo fenomeno arriva il cambiamento climatico. Arriva il cambiamento climatico che colpirà in modo non simmetrico i diversi territori. Queste sono delle previsioni, ad esempio, dell'Agenzia per l'Energia Europea, che a sinistra vediamo i territori che saranno favoriti, la Norvegia e altri paesi del nord, e invece a destra quelli sfavoriti, tra cui l'area del Mediterraneo. Ma forse non andrà così. Secondo altri scienziati, invece, il blocco della corrente del Golfo farà sì che nel nord Europa staranno 6 mesi sotto la neve e noi avremo risolto il problema nel mezzogiorno. Perché i ricchi del nord vorranno venire in una zona più temperata. Ecco, questo è un esempio di non linearità. Questo è un concetto importante. Il futuro è pieno di non linearità. E non siamo stati formati con questo concetto. L'altra grande non linearità è il cambiamento tecnologico. Anche se non vogliamo credere
alle previsioni più nere, cioè che il 40% degli attuali lavori sparirà a causa dell'automazione, dei robot e così via. Queste sono delle stime sempre dell'OCSE, che il 10% probabilmente sparirà, ma il 40% cambierà radicalmente. E quindi bisogna prepararsi per tutto questo, e questo colpirà le persone che dovranno essere riformate nel corso del tempo. Insomma, quello che si impara non è detto che serva per tutta la vita. Se sommiamo tutti questi aspetti, un po' di angoscia viene, e non a caso, se andate a chiedere ai paesi, nei paesi europei, ai cittadini europei, ma qual è il problema principale? Vi dicono la disoccupazione, la povertà, il cambiamento climatico e così via. E il 40% degli europei pensa che il peggio della crisi economica debba ancora arrivare. Allora capite che con questo spirito si blocca tutto. C'è un altro modo di guardare al futuro? E non vi ho fatto vedere una slide che normalmente quando faccio vedere la gente, come nel film Deep Impact, cioè l'asteroide che arriva sulla Terra, dice: beh, è il caso che io vada a casa da mia moglie, parlo. Hai visto mai? Perché sono le previsioni sull'idea che mentre nel 2050 le tecnologie ci consentiranno di risolvere gran parte dei nostri problemi, invece rischiamo di avere una strettoia intorno al 2030 che renderà esplosivo il nostro pianeta, ma non solo sul piano ambientale, ma anche su quello economico, su quello sociale e su quello istituzionale. Anzi, i grandi della Terra, firmando la dichiarazione appunto sull'Agenda 2030 due anni fa, hanno detto: questo è esattamente quello che succederà a meno che non cambiamo paradigma di sviluppo. Che vuol dire il paradigma di sviluppo? Vedete, questo grafico ci ricorda che gli shock che possono arrivare, economici, sociali e così via, vanno coniugati con il tempo rispetto al quale noi siamo esposti agli shock. Le crisi del passato erano violente ma brevi, e quindi la cassa integrazione, per esempio, riusciva a gestire questo tipo di situazioni. Ma se lo shock è violento e dura molto tempo, gli strumenti non bastano. Questo grafico ci dice fondamentalmente che se gli shock sono violenti o brevi, e brevi oppure piccoli, noi riusciamo ad assorbirli. Se invece sono di media entità o di media durata, noi dobbiamo adattarci. Ma ci sono degli shock talmente grandi o che durano così tanto che noi dobbiamo trasformarci. Il fatto che noi umani non amiamo i salti, quindi tendiamo a sperare che possiamo assorbire, che possiamo adattarci, e poi quando proprio non possiamo far altro ci trasformiamo. Ma nel frattempo abbiamo pagato dei costi enormi. Pensate all'Europa, noi sappiamo che di dover fare un salto, ma invece siamo lì a cercare di evitare di farlo, e così facendo perdiamo tempo e spendiamo un sacco di risorse inutilmente. Questo grafico vorrei lo teneste a mente, perché ci aiuta a capire che questa agenda, fatta di 17 obiettivi, lotta alla povertà, lotta alla fame, salute per tutti, educazione di qualità, eccetera, eccetera, questi 17 obiettivi ci fanno capire che lo sviluppo sostenibile non è solo una questione ambientale,